Quacchero, che saluto, adesso aspetto di vederla sullo schermo. Ci siamo, benvenuto. Mi sentite? Sì, bene, forte e chiaro, Miriam Quacchero, che buonasera, ha contribuito, buonasera, a questo numero di Concertus con un gustoso articolo storico sulle nozze reali accompagnate a suon di Laonedas, ma naturalmente chiedo a lei di raccontarcelo, benvenuta. Grazie, grazie a tutti, ciao a tutti, buonasera, vedo molti visi noti, mi fa molto piacere vederli. Allora, sì, è un racconto di questi festeggiamenti che appunto avvengono in Sardegna nel 1750, in relazione appunto delle nozze reali che non si sono ovviamente verificate in Sardegna, ma in Sardegna si festeggiano perché la Sardegna è un territorio sabaudo, anzi è il nucleo, diciamo, del regno sardo piemontese, e qui quindi si festeggia, per appunto in Sardegna si festeggia le nozze del principe sabaudo con appunto la propria sposa. Questi festeggiamenti durano molto a lungo e vengono organizzati secondo una prospettiva che poi è tipicamente spagnola, ovvero quella di dedicare un giorno a ciascun gremio, e ciascun gremio è appunto un'organizzazione, quindi che si basa una corporazione, quindi ovviamente si basa sulla diciamo su un'appartenenza a un determinato una determinata tipologia di mestiere. Gli orafi, per esempio, gli argentieri sono insieme ai fabbri, i pescatori ovviamente sono tutti insieme. Ciascuno dei gremi organizza una sorta di festeggiamento a sé. E appunto salgono dalla marina, percorrono da via Barcellona, attraversano tutta la città in salita, arrivano finalmente alle porte di Castello, siamo ancora con le porte che devono essere aperte e che vengono chiuse durante la notte, percorrono tutto il castello fino ad arrivare a Piazza Palazzo, dove incontrano ovviamente il viceré e le autorità, e dove, diciamo, viene massimamente celebrata la loro appartenenza, la loro fedeltà al re e al regno. Tra gli ultimi a sfilare, per appunto il gremio degli aratori, insomma, dei contadini, appunto compaiono anche le Laonedas. Tutti i gremi, quando percorrono, compiono questo lungo percorso che durante naturalmente che si snoda per le vie della città e che viene accolto dalla popolazione cittadina con grandi festeggiamenti, ovviamente sono accompagnati da strumenti, di volta in volta sono diversi. E la Laonedas esplicitamente le vediamo comparire in questa circostanza. Ciò che è interessante non è tanto la descrizione in sé diciamo, di questo fatto, della presenza della Laonedas, che peraltro è questo, direi che è il primo documento, non è un documento stampato, è una relazione di un funzionario, però è uno dei primi documenti in cui si parla della Laonedas, della partecipazione della Laonedas a delle feste, diciamo così, piuttosto generali, complessive. Ciò che è interessante di questa partecipazione, di questa comparsa della Laonedas, è intanto certamente il dato temporale. Siamo nel 1750 e questa è un'anticipazione netta rispetto ai documenti ufficiali che abbiamo nei decenni successivi. L'altro aspetto che mi sembra rilevante, che mi sembra importante, è che questa è la relazione di un funzionario, di un anonimo funzionario che assiste a queste celebrazioni e fa un resoconto, ovviamente, per l'uso di Torino, quindi per il re, ma soprattutto per i funzionari che immediatamente lo circondano. Quindi, ovviamente, questa relazione ha un tono, per così dire, encomiastico, no? Celebrativo,
è tutto bellissimo, la partecipazione del popolo è meravigliosa, il vino distribuito è buonissimo, le luci sono stupende, l'accoglienza dei gruppi è fantasmagorica, cioè capiamo ovviamente che c'è un intento fortemente celebrativo. Però il fatto che le Laudendas partecipino esattamente come tutti gli altri strumenti, anche quelli della musica corta, le viole, i fluti, o appunto gli altri strumenti che vengono utilizzati in questo contesto, il funerante, anche l'uso appunto delle Laudendas ci rappresenta come questo strumento sia davvero uno strumento che è la voce del popolo, insomma, no? Il popolo si esprime direttamente con esse e le riconosce come, come proprie. Mi interrompo perché magari ci sono delle domande. Non lo so, chiediamo se qualcuno ha delle curiosità in sala, approfittatene visto che la relatrice è disponibile. Come sempre vince la timidezza in questi casi, quindi non so se vuoi proseguire o se stai andando allora, a concludere. Sì. Faccio un'osservazione conclusiva allora, perché voglio lasciare lo spazio anche agli altri, se nel frattempo nessuno ci ripensa ovviamente. Io penso che a me appunto è capitato di imbattermi nelle Laudendas studiando la musica del Settecento in Sardegna. Io credo che guardare al passato, osservare il passato, valutarlo, sia un ottimo mezzo per osservare il presente e soprattutto guardare al futuro. Il mio auspicio per appunto la Sozio Laudendas è proprio questo, cioè oggi non possiamo pensare a riproporre la formazione delle Laudendas con, diciamo, così come la si è conosciuta nei secoli, nei decenni trascorsi, perché ormai è passato il contesto, non c'è più quel contesto, no? che faceva, come dire, da contorno e al tempo stesso da humus, no? Perché appunto i suonatori si muovessero, diciamo, e trovassero questa loro vocazione in questo strumento. Non c'è più questo, diciamo, questo terreno, ce ne sono altri e questi terreni secondo me andrebbero esplorati. Secondo me la Sozio Laudendas può fare da questo punto di vista moltissimo, sia per far conoscere come sta facendo la realtà delle Laudendas, che è giustissima, non va solo conservata, va proprio tramandata, va fatta conoscere, ma anche per poter immaginare un uso di questi strumenti e della musica popolare in generale, non soltanto come elemento di conservazione, che è preziosissimo ed è assolutamente importante mantenere, ma anche come strumento, come dire, di crescita, di sviluppo nell'ambito della realtà contemporanea. Io questo, diciamo, me lo auguro davvero, perché sarebbe un modo molto, molto vivo, insomma, di guardare al futuro di questo strumento meraviglioso. Grazie, grazie. Grazie per questo gustoso episodio storico e per gli spunti di riflessione e di discussione che lanciamo anche alla sala, all'assemblea. Allora, proseguiamo nella linea di alternare musica e parole, quindi chiederei a Federica Lecca di suonarci appunto qualcosa e di presentarci anche la suonata. Cosa suonerai? Buonasera. Stasera suono un fiorasso in do. Benissimo. Non aver paura.